Punto interrogativo: perché Roma 2024 in realtà ancora non esiste? Chissà, ce lo auguriamo o chissà se questa avventura finirà prima di cominciare. Lo capiremo insieme ai nostri ospiti qui, questa sera, ad oltre il calcio. Partiamo dalla nostra donna del giorno, ex assessora allo sport della provincia di Roma, Patrizia Prestipino. Buonasera. Buonasera, Buonasera all'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera. E buonasera, Riccardo Viola, presidente del CONI Lazio, a rappresentare l'istituzione sportiva. Buonasera. Per dare tempo ai nostri ospiti di acclimatarsi e pensare a cosa vogliono dire, sentiamo questa scheda di introduzione all'argomento di questa serata. In principio era Roma 2020. Un logo, un progetto di candidatura, un comitato, una commissione di compatibilità economica, date e tempi da rispettare. Comincia tutto il 5 marzo del 2010. Quel giorno Roma consegna al CONI il questionario per la candidatura della capitale alla 32esima edizione dei Giochi Olimpici. Da battere la concorrenza di Venezia. Il 17 marzo si insedia la commissione di valutazione del CONI per prendere in esame i dossier presentati dalle due città. Due mesi di attesa, poi il 19 maggio dello stesso anno il Consiglio nazionale dell'istituzione sportiva sceglie Roma come città italiana designata a concorrere per ospitare la manifestazione sportiva Cinque Cerchi. Il 22 febbraio 2011 il progetto Roma 2020 è al centro degli stati generali della città ospitati al Palazzo dei Congressi dell'Eur. Il 27 luglio si insiede ufficialmente il comitato promotore. Il 2 settembre 2011 il Comitato Olimpico Internazionale ufficializza i nomi delle sei città candidate. A sfidare la capitale ci sono Baku, Doha, Istanbul, Madrid e Tokyo. Il 15 febbraio 2012 il sogno si interrompe bruscamente con una dichiarazione ufficiale. Il presidente di Roma 2020, Mario Pescante, ammette la sconfitta ed annuncia al mondo il ritiro della candidatura di Roma in seguito al no del governo italiano guidato dal Premier Mario Monti. Il resto è storia recente. Il 7 settembre 2013 il CIO incorona la grande favorita della vigilia: sarà Tokyo 2020. E Roma, il giorno dopo, la capitale si risveglia con un gran desiderio. Un giro di dichiarazioni prima del sindaco Marino, poi del presidente del CONI, infine del premier Ricoletta. E il gioco è fatto, il sogno ritorna in pista per i giochi del 2024, una sfida che ora sembra convincere tutti gli schieramenti politici. Ma attenzione, anche Milano vuole dire la sua. E allora ecco che il 3 ottobre si parte alla volta del capoluogo lombardo per un confronto tra le alte sfere della politica. E tutto ricomincia con una domanda che ci frulla in testa: in un anno cos'è cambiato? Lo chiedo a lei, Alemanno: in un anno cos'è cambiato? Perché improvvisamente tutti vogliono Roma 2024, invece, il suo progetto, quello della sua amministrazione, è stato bloccato lì sul nascere, in fondo. Ma in realtà eh, è cambiato solo il governo, perché anche per il progetto 2020 c'era un consenso trasversale, eh, dal centro-destra al centro-sinistra, il CONI credeva molto in questo progetto, tutti erano favorevoli, purtroppo arrivò la gelata di Mario Monti. Mario Monti, da poco insediato eh, Presidente del Consiglio, disse di no, perché riteneva che non c'erano le condizioni finanziarie per sostenere quel progetto. Noi, noi rimaniamo molto perplessi, anzi Monti ci disse addirittura andate avanti col progetto, poi arriveranno le credenziali finanziarie del governo, cosa impossibile perché la prima condizione che chiede il CIO sono le credenziali finanziarie, cioè avere la sostenibilità finanziaria per finanziare gli impianti. Allora noi rimaniamo perplessi perché il mio sospetto fu che Monti non aveva manco esattamente letto il dossier e questo sospetto si è rafforzato oggi perché in realtà se noi avessimo concorso per... 2020 probabilmente saremmo stati scelti e oggi adesso sarebbero cominciati gli investimenti, non due anni fa. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che se oggi il governo letto dice che ci sono le condizioni finanziarie, significa che Monti non si era letto il dossier e che aveva fatto un eccesso di rigore facendo saltare quell'occasione. Oggi si riprova e siamo tutti contenti di provarci, però attenzione, è un po' più difficile perché nel 2024 c'è l'incognita Parigi ed è un'incognita molto più difficile e poi ne parleremo. Però per il 2020 è stata sciopata una grande occasione ed eravamo tutti d'accordo: tutte le forze politiche, tutta il CONI, tutto il mondo sportivo, tutti quelli che avevano appoggiato. Purtroppo in questo il governo tecnico manifestò con chiarezza i suoi limiti: non andare oltre il puro rigore e non pensare a quello che è in realtà lo sviluppo del paese. Tutti d'accordo, Riccardo Violo? C'era qualche motivo anche l'anno scorso per dire no? No, diciamo che ecco, sul piano personale mi fa piacere incontrarle, ma no. Perché, perché poi successivamente al no ufficiale, quindi non prima nella maniera più assoluta, a fronte di un'intervista io ho preso un certo tipo di posizione, dicendo in un certo senso che Monti aveva fatto bene. Allora, ecco, è l'occasione per spiegare che non era rivolta al discorso delle Olimpiadi, ma la mia era una critica, un suggerimento: il fatto di dire che poi mi è stato anche spiegato successivamente che poteva essere un passo successivo che questa candidatura, parlo dal mio punto di vista, oltretutto parlo come ex presidente del comitato provinciale di Roma che avrei mi sarei aspettato un coinvolgimento della base dello sport romano, cioè che partisse dalla base questa candidatura e non che un discorso che in un certo senso veniva proposto dall'alto, dal comitato, però questa è una mia. Più, val... è più una critica al Comitato nazionale cioè, da allora, e non peraltro per eh. Alemanno si dovrebbe ricordare che ci incontrammo in un bellissimo momento che era emozione olimpico, prendemmo un caffè insieme, forse è stata l'ultima volta che ufficialmente ci e io dissi ad Alemanno più roma e meno coni. Te lo ricordi questa espressione? No, no. Perché? Perché la mia preoccupazione era proprio questa, che un discorso coni e coni servizi poteva rappresentare per quella che è la candidatura che è la città, che è la città, il coni è di supporto alla candidatura della città. Non <coughs> si deve... La mia preoccupazione era che a questo punto ci fosse un discorso al di sopra di tutti quanti. E quindi cioè, oggi io credo che sono d'accordo, difficoltà? Perché la dimostrazione è che non solo in Italia, ma all'estero, tutti facevano il tifo per Roma perché la soluzione di Tokyo è stata quasi una soluzione di un Perché l'Europa doveva essere il 2020, quindi il fatto di aver scelto Tokyo e altre cose. Allora, io credo, prendiamo di, di positivo tutta l'esperienza fatta. Se c'è stato qualcosa da aggiustare, aggiustiamo. Ma ripeto. Soprattutto partiamo da un coinvolgimento della città, dalla realtà, delle infrastrutture e altre cose. Ecco, di questa posizione, la critica, e quindi io come CONI sono felicissimo. Anche se istituzionalmente devo fare un passaggio indietro, che prima deve essere il CONI a individuare quella che è la posizione ufficiale. Avendo anche ora. Il ruolo all'interno del Consiglio nazionale del CONI, nel momento in cui andremo a votare, so già perché... Sarà d'accordo. Tra non le posso cose regalare. che sono cambiate c'è anche... Però un aspetto sì. voglio sottolineare, il fatto che la città non fosse coinvolta non è vero, perché avete visto prima le immagini degli stati Generali della città, in quell'occasione tutti quanti parlarono, tutte le categorie, non soltanto il Presidente del CONI, eccetera e anche dal punto di vista delle forze politiche ci fu un ordine del giorno unitario in comune un ordine del giorno unitario in provincia con il presidente Zingaretti e stesso discorso in regione quindi il coinvolgimento c'era il problema è semmai il sport, mi è, appunto, è, appunto, il problema, è un problema interno è, è, appunto, no, è problema no, di logica interna esatto, qualche problema interno, eh, interno eh, che poi eh, è sboccato e non cambia eh, la guardia eh, eh, ai vertici del CONI sappiamo tutta quella, quella cosa abbiamo oggi tra l'altro abbiamo anche il grande vantaggio è avere un presidente del CONI romano come, come Giovanni Maragò, quindi un Sì, no, io per questo facevo riferimento alla parte no, no, è, no, no la parte ecco, politica no, no. non è mia competenza. Io. No, no. No, no, no. Tante cose sono cambiate, <ride> <ride> un nuovo presidente del CONI, ricordava Le Manno, Pressipino ricordava anche un nuovo governo, magari più aperto a questa avventura, tra l'altro del suo schieramento politico. Lei era assessore allo sport della provincia di Roma, oggi è ritornata a fare l'insegnante. Allora le chiedo più un parere da insegnante, lei che è a contatto con i ragazzi, come pensa che la gente comune accetti o no la candidatura di Roma? Cioè come la prenderebbe? Perché la gente comune magari pensa al traffico, ai problemi, ai lavori in corso? Ma intanto penso che... Eh... Cosa è cambiato? In un anno non sono cambiate le condizioni economiche, anzi, mi pare che siano peggiorate: lo sforamento del rapporto tra PIL e deficit è sotto gli occhi di tutti, eh, la recessione non si è fermata. È chiaro che la situazione economica è drammatica quanto lo era un anno fa. Quindi, da quel punto di vista, se le condizioni restassero queste, non farebbero sperare bene nel futuro. Eh, quello che può cambiare, ha ragione in questo Gianni Alemanno, è l'idea di visione politica perché non c'è niente da fare, il tecnico deve fare il tecnico, il politico ha una visione molto più ampia, più larga, eh, anche più intuitiva e a volte se l'istinto lo aiuta ed è molto bravo, c'entra anche l'obiettivo. Cioè, il politico è quello che sa guardare le, le cose, le sa leggere a 360 gradi. Oggi Secondo me abbiamo una straordinaria occasione per il 2024, fermo restando che è vero, noi eravamo d'accordo, come per esempio personalmente non lo sono mai stata sulla Formula 1 all'Eur, sulle Olimpiadi abbiamo sempre dato una, un grosso sostegno morale non solo al, al Campidoglio, al CONI, politico certo, l'adesione morale è bella perché l'idea che lo sport convince. italiano comunque sia sotto gli occhi di tutti è una cosa che fa molto bene e soprattutto la nostra capitale. Cioè, noi abbiamo una, due finestre straordinarie, il 2024 vorrei ricordare andrà a finire tra il 2020 e il 2025, il 2025 sarà il giubileo, il 2020 saranno i 150 anni da Roma capitale d'Italia. Ragazzi, o noi prendiamo questa occasione, ci lavoriamo fin da oggi e chiediamo al governo che tra le celebrazioni, pensate a quello che è successo tra i 150 anni di Roma, Alemano era sindaco, ha vissuta pienamente, sono arrivati i soldi, sono arrivate iniziative, noi possiamo aprire quelle due finestre e dire da oggi tutti insieme le istituzioni per quel 2024 che capita in maniera straordinaria e eccezionale, tra due date così importanti per l'Italia, ma per Roma in particolare, lavoriamo su un percorso condiviso dove possono arrivare i soldi, non, non penso arriveranno i soldi che sono arrivati nel 2000, però sicuramente possono arrivare del, delle, grosse, delle grosse flussi di, di denaro e l'investimento. Cioè, io non sono d'accordo quando Marino dice no grandi opere per risparmiare per le Olimpiadi, le grandi opere, cioè pensare che tu porti milioni di persone a Roma per il Giubileo o per le Olimpiadi e non fai le metropolitane, è folle. Quindi è chiaro che oggi tu un discorso di accelerazione sul trasporto pubblico devi fare da qui al 2020, quindi risparmiare d'accordo, ma non puoi risparmiare sulle opere, grandi opere di trasporto pubblico, altrimenti Parigi vince tutta la vita insomma. Una delle persone che in quel caso si sentì, tra virgolette, un fallito era Mario Pescante, insomma, presidente del Comitato Promotore Roma 2020. Fallile, no, insomma, aveva fallito insomma, quel suo obiettivo. Fallile. Lo abbiamo sentito, lo dico simpaticamente perché lo abbiamo sentito. E oggi ci dice invece che le condizioni economiche, secondo lui, dell'intera Europa sono cambiate. Vediamo come lui ha preso la notizia. Lo abbiamo sentito telefonicamente qualche minuto fa. l'atmosfera del paese dove si è ben capito che una politica di tagli di rigore senza pensare agli investimenti senza... insomma una lezione ci hanno dato gli spagnoli ecco, con la candidatura di Madrid che non è, non è stata ritirata come mi disse il già presidente del consiglio Monti cioè fra 15 giorni rinunciano anche gli spagnoli sono andato fino in fondo proprio perché è cambiato il clima in Europa Ormai si parla di, di, di affrontare la crisi con strumenti diversi, che sono quelli di investimento, di grandi, grandi progetti, di, 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 di anche di speranza. E questo mi pare che non riguarda solamente l'obiettivo Olimpiadi, ma anche il resto della politica economica e finanziaria del Paese e non solo dell'Italia. Mi pare che siamo quindi tutti d'accordo quest'innovazione, questo investire ci vuole, lo dice anche Mario Pescante, lo diciamo un po' tutti, perché eh, cambiare il volto ad una città è possibile, lo dimostra Barcellona. Certo, la Grecia dimostra che per esempio ci sono delle ricadute economiche negative, quindi ci sono gli esempi virtuosi e gli esempi invece eh, negativi. Come si fa a far sì che Roma vinca questa sfida? ma non solo per lo sport, ma per la città, dal punto di vista, come diceva la Prestipino, delle infrastrutture che rimangano alla città, che non sia come è accaduto ai mondiali di nuoto, magari Roma 2009, tutti si lamentarono del fatto che rimase poco alla città. Beh, poco fino a un certo punto, sono rimasto un numero di piscine abbastanza notevole. Però insomma, rispetto per cui, a quello no, che ci si no, aspettava... No, diciamo che c'è stato nella gestione della... Della, della, della vicenda commissariale a livello, a livello governativo altre cose sono state le ombre una bella da questo figura, punto ecco. di vista però dal punto di vista di strutture sono rimaste tre piscine pubbliche e una serie di piscine private che oggi sono a disposizione dei cittadini come c'è l'Acquaniene e altre realtà di questo genere quindi non è vero e, e sto parlando di una cosa che non abbiamo progettato noi i mondiali noto furono fu, fu progettati da Veltroni non lo portammo avanti alla fine anche i mondiali noto furono un ottimo evento sportivo e qualcosa a città è rimasta detto questo eh, io voglio sottolineare un fatto, e l'ho detto anche per scanto non è che è cambiata la condizione economica del paese, è cambiata la percezione di quello che è necessario fare. Allora, se Monti è vissuto di rigore e nel rigore ha creato più problemi di quelli che ha risolto, perché attenzione, do, dalla cura Monti siamo usciti con un'economia più in recessione, certo con i conti più in ordine, con l'Italia che è uscita fuori dalla, 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 dalla procedura di infrazione in Europa, ma con il fiato corto. Oggi c'è un governo politico e come tutti i governi politici ha un governo di visione e ovviamente Ricoletta ha una sua visione, una visione comunque per lo sviluppo del paese e con lui Alfano e tutti, tutti coloro che oggi rappresentano questo governo dell'Argentese e sono tutte gente politica che ha la visione dello sviluppo. Ma aggiungo un altro fatto, lei ha citato il caso della, di Barcellona molto antico, il caso più recente della Grecia, ma c'è un, un caso ancora più recente quello di Londra. Londra con le Olimpiadi ha portato la Gran Bretagna fuori dalla recessione. Cioè la Gran Bretagna, come tutti i paesi europei, erano in recessione. Con le Olimpiadi il PIL da meno è diventato più. La commissione di compatibilità che fu fatta all'epoca del 2020 aveva dimostrato che. Fra investimenti pubblici, investimenti privati, sponsorizzazioni, si può, il ritorno economico di tutto questo, il ritorno fiscale di tutto questo, si può realizzare addirittura delle Olimpiadi a costo zero, cioè non, non gravando poi alla fine il conto complessivo del Paese. Le, eh, la Grecia fece il passo più lungo della gamba ma la Grecia non è paragonabile all'Italia con, con tutto il rispetto agli amici greci le, eh, la, la, la Grecia è un decimo di quello che è l'Italia l'Italia può compiere questo passo e deve farlo con molta sobrietà e allora qual il punto? Scegliere le infrastrutture che rimangono al paese. Il problema, il confronto non va fatto tanto con i mondiali nuoto del 2009 che, ripeto, hanno lasciato cose importanti alla città, quanto per esempio con alcune Olimpiadi in cui tutto lo sforzo è stato concentrato nel fare gli impianti che poi sono rimasti delle cattedrali nel deserto o addirittura sono stati demoliti. No, noi dobbiamo, gli impianti ce li abbiamo già perché abbiamo già una buona dotazione di impianti, dobbiamo fare delle opere infrastrutturali che rimangano alla città. Che ne spingano lo sviluppo e ci permettano di fare un salto di livello. Se noi giriamo per Roma, anche oggi, se facciamo la Via Olimpica, se andiamo nel, nel Villaggio Olimpico, se andiamo nella zona del, diciamo così, che gira attorno al Foro Italico, vediamo delle opere che furono fatte nel 1960 e rimangono infrastrutture bellissime a, a, per la città. Persino i mondiali di calcio del 90, che fu un'altra vicenda difficile, hanno lasciato infrastrutture. Se si fa un discorso di sobrietà, di massima trasparenza, di assoluto rigore tecnico, questa operazione viene, riesce bene. Se poi ovviamente si sbaglia, si sbagliano le persone, ci sono dei problemi, eccetera, eccetera, il discorso è diverso, ma se le cose vengono fatte bene, e noi siamo disponibili come opposizione in Campidoglio a dare tutta la collaborazione possibile perché le cose vadano bene, io sono convinto che ci sono tutte le condizioni per fare le splendide Olimpiadi E aggiungo una cosa, giustamente il presidente regionale del CONI ha sottolineato che c'è anche la sfida interna, perché noi avevamo nel 2020 la sfida Roma-Venezia, adesso si prospetta una sfida Roma-Milano. Roma È sbagliato, dobbiamo convincere i miei amici milanesi che peraltro stanno preparando l'Expo 2015. Che non ha senso far perdere sei mesi in un derby Roma-Milano, primo perché Roma è l'unica città che ha le condizioni per essere sede olimpia, secondo perché appunto Milano ha avuto questa, questa realtà e poi come diceva giustamente eh, a Prestipino c'è un elemento chiaro, c'è il 2020 che è il 150 anniversario del, di Roma Capitale, c'è eh, il 2024, c'è il Giubileo, quindi è qualcosa che si congiunge perfettamente e può essere un grande elemento di rilancio per la nostra capitale. Co così come noi abbiamo collaborato pienamente nel lavoro fatto per l'Expo 2015. Noi abbiamo collaborato con Milano, collaboreremo con Milano, saremo presenti come città per quello che ho fatto io, per quello che sta facendo Marino, quindi c'è piena collaborazione. Adesso Milano ci deve dare eh, il, eh, il contraccambio. Aggiungo anche un'altra cosa. Prima l'onorevole Pestipino ci, eh, citava la situazione della eh, eh, Formula 1. Ecco, la anche lì Milano no, la fu ha fatto un passo indietro alla fine. No, noi abbiamo fatto un passo no, indietro, no, non eh, Milano. Voi avete fatto un passo eh, indietro no, e quindi ah, loro dovrebbero vedi, farlo lo farò, esatto, in esatto, questo caso. Esatto, nel senso che le visioni sono ovviamente diverse e io credevo in quel progetto, ma quando Ecclestone disse, a differenza di quello che aveva detto all'inizio, non due Gran Premi in Italia, ma un solo Gran Premio, quindi non un Gran Premio speciale a Roma e uno classico, normale a Monza, invece uno solo, noi facevamo un passo indietro perché non volevamo e non avevamo mai detto, non avevamo mai accettato che Roma andasse a concorrere con Monza per le varie di Gran Premio. Stesso discorso vale, e adesso il Milano, la Lombardia, il nord, come volete, deve ricambiare il favore a Roma. Il 3 ottobre parte il presidente del Coni Giovanni Malagò, insieme ad Ignazio Marino vanno a trovare Pisavia, Milano, ci sarà anche il governatore della Lombardia, non sappiamo se ci sarà quello del Lazio, Zingaretti, lei stesso. Ha postato su Facebook, insomma, come mai questa mancanza non lo sappiamo, vedremo se ci andrà. Di fatto si va a, a Milano. Per dire cosa Pisapia ecco, Riccardo Viola no, ma, visto ecco, che no, volevo ripetere, <ride> ecco, per esempio, io ero favorevolissimo alla Formula 1 a Roma, mi sono battuto perché? Ed è questa la mia ottica per cui vedevo i due aspetti. Perché a fronte della Formula 1 avevo visto un piano di impiantistica sportiva che era quello che poi rimaneva sul territorio e andava a far fare il salto di qualità a tutta una zona. Quello che io mi auguro, che poi battuta che ci siamo fatti lì, che si possa anche su un discorso di Olimpiadi, Olimpiadi considerare le due componenti. Una è l'impiantistica sportiva della città, le infrastrutture che devono far crescere, io parlo della parte sportiva, accanto a poi a tutto quello che è l'evento. Olimpico che ha bisogno di una serie di situazioni. Quindi non la cattedrale nel deserto ma una struttura modulare. Il discorso di l'Espo, io ho partecipato a una riunione qualche giorno fa, vale per l'Expo, vale per Roma 2024 se questo Paese non comincia a sognare su qualche cosa e non usciamo fuori dallo schema del conticino che alla fine è meno 2, meno 3, non andiamo da nessuna Malagò parte. Ma la Go come convincerà? Pisa, ma ma la Go secondo me deve convincere su un discorso in cui l'Italia si sì, candida per tutta una serie di situazioni, quindi Milano per l'Expo, Roma per le Olimpiadi, Napoli e la Sicilia per altre cose. Ultima cosa. Quello che si faceva riferimento prima, io credo che un aspetto importante, visto che abbiamo tanto tempo a disposizione, allora cominciamo a prendere il rapporto di Londra di 2012, dove tutti ne hanno parlato in termini entusiasti, e co cominciamo a far partecipi tutto del rapporto 2012, cominciando a dire, guardate, cosa significano le Olimpiadi in termini di piano di costi, piano di investimenti, e facciamo partecipi tutto quanto. Perché? E questo, a me quello che è dispiaciuto rispetto, eh, perché poi come romano le cose, chi avrei voluto vedere il giorno famoso che poi è stato ripreso dell'appuntamento delle tre ore dell'anticamera, di tutto quello di Monti, che, stavano... di Monti sì, che fa parte di questo, ecco, a me pensare che ci fossero state, qui vicino, poi stiamo parlando a 200 metri, 2000 bambini sotto che chiedevano vogliamo gli Olimpiadi. È banale l'esempio che faccio, ma un discorso in cui chiedo è tutti quanti, componente politica, su questa cosa crediamoci tutti e lavoriamo tutti. Perché? Perché poi il salto di qualità vale per tutti quanti. Ecco, ripeto, tutto quello di buono che è stato preso dall'esperienza passata, quando Giovanni Malagò ha detto il dossier, no, prendiamo l'aspetto positivo, confrontiamo con Londra e iniziamo un percorso a Milano e concludo dicendo. La riunione la possono fare, loro hanno questo grande impegno perché il 2015 dello SPO è un discorso che ha delle dimensioni enormi, cioè significa tutto il mondo industriale, imprenditoriale e altre cose. 2015-2024 sono nove anni, cioè, tante cose possono andare avanti. Roma, facciamogli fare questa cosa. Vabbè, il 4 ottobre sarà magari tutto. la polemica sarà chiusa. Intanto sentiamo cosa ne pensa la gente comune che abbiamo intervistato sull'ipotesi Roma 2024. Olimpiadi 2024, lei appoggia la candidatura di Roma? Assolutamente sì, speriamo che l'Italia riesca a ottenere questa candidatura, con quanti anni sono passati non mi ricordo dalle ultime, quindi speriamo di avere tutta sta fortuna. Perché di no? Anzi, da sportivo vedo molto bene. Sì certo, sì, assolutamente sì. Sì, per l'economia del paese, certo. Pensiamo in piccolo, poi in grande. È favorevole alla candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024? Come no? favorevolissimo. Perché? Eh beh, perché Roma la merita e le Olimpiadi sono un evento importante, quindi insomma, bene così. Che siamo spagnoli, spero che staremo incantati se Italia gana la candidatura del 2024, staremo incantati? Sì, sí, sarebbe bello per questa città, visto che l'anno scorso non l'hanno presa. Eh. Sicuramente sono favorevole. Perché? Perché storicamente Roma è poi... Io le ho viste dal 1960, ai tempi del Livio Berrucchi eccetera, rivedere le Olimpiadi qua, non solo su Roma, penso su, su diverse città, d'Italia un poco, eh, sarebbe una cosa interessantissima. No, ora abbiamo tanti altri problemi da cui pensare, penso alla città prima di candidarsi alle Olimpiadi, però nel 2024-24, giusto? E eh, la voglia. Roma è in grado di ospitare un evento così importante? Secondo me sì. È una città meravigliosa e penso che sia proprio adattissima ad un tipo di evento del genere. Beh, le risorse sarei, in qualche sarei, modo si trovano. Sarei, sarei contentissima se ci fossero. Roma sarebbe quindi in grado di ospitare un evento sì. sicuro? Sì, sì, sì. Sì, certamente sì. Roma ha dimostrato sempre di saper organizzare tutto quello che ha fatto, quindi anche per le Olimpiadi penso che farà tutto al meglio. Insomma, poi comunque le Olimpiadi sono una manifestazione a livello mondiale, sicuramente per Roma, per l'Italia è anche importante per l'economia, per eh, un po' per tutto, insomma. Da qui a per un sì bipartisan, sia le giovani ragazze, sia le persone più anziane Tutte Presipino dicono che Roma è pronta ad accogliere un evento del genere. Roma è pronta oppure su cosa dovremmo realmente, ma parlandoci chiaro e tondo, lavorare per far sì che Roma sia veramente pronta ad accogliere un evento del genere? Prima accennato al trasporto pubblico, per esempio, alle metropolitane. Eh, direi di sì, no? poi il cittadino è chiaro che si entusiasma da una parte, poi è quello più scettico, un po' più pragmatico, dice si ci dice, sono eh, problemi, grafico, insomma. problemi, ci sono cose più importanti che devo dire. Era anche un sentire comune, Io, da assessore allo sport giravo molto negli ambienti insomma, scolastici piuttosto che cittadini, eccetera, e effettivamente molti erano preoccupati, ma anche da quello che si è detto prima, che diventasse un'altra fonte di scandalo, perché poi alla fine siamo abituati sempre al peggio, no? Quindi il volto bello viene sempre offuscato dai, dalle cose negative, vedi gli scandali legati al 90 piuttosto che ai mondiali di nuoto. Peccato poi perché. Insomma, noi c'eravamo e mondialmente, oltre che per la bellezza della vittoria di Alessia e di Federica, insomma, sono stati un grande momento di gloria sportiva eppure sono stati offuscati da, dagli scandali giudiziari che ben ricordiamo. Stessa cosa per il 90, perché il cittadino si chiede: beh, però se devono diventare fonte di arricchimenti personali, di concussioni e di altre cose, meglio evitare. E invece no, vanno sottolineati i lati positivi, va eh, messa in campo questa visione. visione Ampia, eh, che racchiuda un po' tutto: uno sviluppo economico, ma anche uno sviluppo sociale e culturale, accostare ad eventi di grande livello, iniziare già nelle scuole a parlare dell'importanza, perché tu ti chiedevi mia, prima ai miei ragazzi, i ragazzi di oggi vivono in un mondo tutto loro, si sì, vanno su internet, leggono, se non praticano lo sport, vi assicuro che non sono tanti. Cioè, io, da assessore allo sport, lo vedevo, da insegnante di lettere di latino, lo vedo un po' più ridimensionato il problema, perché effettivamente. Oggi su 30 ragazzi chi fa sport agonistico, abbiamo l'altro giorno intervistati tre. Eh, Riccardo, su questo bisogna e lavorare. Ecco, e sport in sport intendiamo, no, vabbè, intendiamo un no. nuoto agonistico piuttosto che scherma. Quindi quei due o tre che lo fanno lo fanno eh, insomma a buoni livelli. Cioè io che ho un'ottica ampia l'ho potuto constatare. Gli altri proprio non se ne parla, ma neanche la ginnastica allora di educazione fisica. Allora è chiaro che vanno educati anche in questo senso, vanno instradati verso. La cultura dello sport, che è cultura eh, sanitaria, morale, ma anche cultura proprio tecnica sportiva. Quindi lo fanno già con gli insegnanti di educazione fisica perché i programmi sono molto dettagliati e ampi, però va, vanno inseriti come cittadini del mondo dello sport. No? E siccome Roma ambisce a questo eh, primato, e ripeto, cadrà il 2024 da queste due straordinarie date, il 2020, 150 anni di Roma Capitale e il 2025, l'altro giubileo di Roma del terzo millennio. Voi capite che bisogna creare Crederci. le condizioni e le infrastrutture non è vero che sono sufficienti. Alemanno lo sa, lo che dicevo sì, sempre, sì. manca il palazzetto indoor dell'Atletica Leggera, ma stiamo scherzando, non, Roma non ce l'ha come ce l'ha Parigi o Londra, mancano tante strutture sportive. Abbiamo fatto scortive. una riunione per parlare di questo, eh, pensa un po'. La Fidal eh. parlava sempre esclusivamente <ride> di questo, ogni volta ogni maratona si alzava, si ricorda bene il si alzava <ride> la mano, il, il presidente di Roma eh, diceva, eh sì ma il palazzetto indoor, manca. no. mancano tante cose, cioè, piscine e basta, ce ne abbiamo abbastanza, ma <ride> cioè, il palazzetto di Atletica Leggera credo che così sia… Così. So lo magari che so vediamo anche, che succederà anche, sullo stadio, anche magari le squadre di calcio della capitale, magari fino al eh, 2024, so. vediamo che cosa allo succederà stadio. sullo stadio non della so, Roma. Alevanno, se dovesse dare un consiglio a Marino del suo progetto di Roma 2020, cosa gli direbbe? Questo proprio lo devi prendere perché è un'ottima idea. Se dovesse dargli un consiglio, non stralciare questa parte del progetto perché ne vale la pena. Secondo me, l'intuizione più bella del progetto del 2020 era la valorizzazione del tevere: cioè il fatto che il tevere diventava, riqualificato in parco fluviale, eccetera, diventava l'asse vitale attorno a cui si snodavano buona parte di impianti. Poi c'erano impianti previsti alla nuova fiera di Roma che in questo modo potrebbe essere valorizzata, poi c'era l'ipotesi ovvia di completare il Palazzo Sport di Calatrava a Tor Vergata, ricordiamoci questa Al cosa. Al momento è, per eh, esempio quel progetto... C'è eh, una lira per farlo. L'ultimo tentativo di farlo è stata fatta l'anno scorso, di completarlo con un'iniziativa fatta dall'università. Che la dava a dei privati, solo che poi gratta gratta nel progetto c'erano enormi centri commerciali che avrebbero aumentato il problema del rapporto tra piccolo e medio commercio e grandi centri commerciali. Quindi, quella è l'unica alternativa. Cioè, quando Io ho sentito tra le interviste una signora che diceva: No, abbiamo problemi più immediati e più importanti. È vero, come è vero che c'è tutto il problema dello sport di base e va coinvolto. ma... Le Olimpiadi vanno viste come un volano che produce ricchezze, che produce infrastrutture, che produce soluzioni ai problemi se il progetto è fatto bene. Quindi noi dobbiamo puntare all'idea che dalle risorse che vengono fuori, dalle infrastrutture che vengono fuori alle Olimpiadi, si, risolvono anche, si devono risolvere anche i problemi quotidiani dei cittadini e degli sportivi di base di Roma. Questo è il meccanismo. Allora il mio suggerimento è il Tevere, difendiamo questa idea del Tevere che è molto importante e molto bella per Roma perché Roma si deve riprendere il suo fiume, è un vecchio problema. Tra l'altro oggi, lo ricordo sempre, ci sono sette autorità che gravano nella gestione del Tevere, non è solo il Comune di Roma, non è, non è solo la regione, è veramente un, un dedalo, quindi poter ridare il Tevere a Roma sarebbe un, un straordinario obiettivo, ma insieme con questo dimostrare e farlo realmente che le Olimpiadi sono un grande volano per ogni cittadino di Roma e per ogni persona di qualsiasi età che vuole fare sport a Roma. Giro anche a lei un po' la domanda, Viola: se dovesse dare dei consigli a Marino dal punto di vista però sportivo o di infrastrutture sportive, metterebbe come priorità che cosa? No, no, ma il, quello che diceva Alemanno eh, è giustissimo, perché questi erano i poli importanti di sviluppo. Ma quello che ho detto all'inizio, da una parte è quella di creare una situazione di ampliamento di sporti base, di infrastruttura che tenga conto delle esigenze, di quello che si diceva, delle scuole, cioè far fare il salto di qualità alla cittadinanza dal punto di vista impiantistico, non costruire delle cattedrali nel deserto, fare un piano proporzionale, sistematico, valorizzare queste cose e ora non è perché, con qua, Marino ha anche un vantaggio, che ha un'opposizione. Sensibile perché poi, nella logica, ha un discorso di Olimpiadi. In questo non, caso, non anzi, credo che da questo, cioè, da questo punto di vista. C'è cioè, cioè, cioè l'ex sindaco, questa vicenda la conosce, quindi a questo punto, tutto quello che può essere fatto, visto che sicuramente è un discorso biparte. Un discorso condiviso a tutti, io credo che unire le forze ci permette proprio di raggiungere un sogno, ecco perché poi dobbiamo cominciare a questo punto a vedere positivo. Dal punto di vista della pratica sportiva, quale sarebbe la ricaduta? Perché appunto questo è il tema fondamentale per lo sport, noi siamo qui ad oltre il calcio. Per tutti gli altri sport, avere le Olimpiadi a Roma e quindi avvicinarsi ad un percorso, anche prepararle, cosa può creare nella beh, città o in tutta beh, Italia? È quello anche? che diceva Alemanno quando parlava di Olimpiadi, i ragazzini di dieci anni e altre cose di fronte a un miraggio olimpico possono asperare domani a diventare gli atleti. Ma se non arrivano agli atleti delle Olimpiadi, iniziano un percorso di sport che gli permette di portare avanti la pratica sportiva. Patrizia ha l'esperienza che parla, cioè, i tre agonistici nella sua scuola sono un fatto positivo e di soddisfazione per le federazioni e per il medagliere. Credo che noi istituzioni dobbiamo fare in maniera tale che il 90% se non il 100% dei ragazzi della sua classe facciano sport, facciano qualsiasi tipo di sport e iniziano un percorso. Le Olimpiadi a questo punto di vista sono il più gran bel biglietto a visita. Questa settimana abbiamo i mondiali di ciclismo, credo qualsiasi grande evento riesce poi a trascinare qualcuno che dal giorno dopo dice voglio iniziare un percorso di sport e meglio delle Olimpiadi non c'è niente. Alemano, il presidente del comitato promotore ideale per Roma 2024, qualche nome? È quello che avevamo. Eh, sì, no, 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 perché Alemano già qualcosa ha detto. No, sì, l'ho detto, no, perché la cosa è abbastanza scontata, eh, già l'avevamo individuato al 2020. peraltro... Diciamolo, è Luca su, su, Cordero eh, di Montezemolo. E eh, certo, tra l'altro anche c'era stato il suggerimento di di Gianni Letta, di, di Giovanni Malagò, c'era il consenso di Veltroni, c'era il consenso di tutti, anche lì ha capitato un incidente governativo. Ci fu il veto dell'allora ministro dell'economia Giulio Tremonti, che non riteneva, riteneva che questo poteva essere non so, un trampolino di lancio dal punto di vista politico per Montezemolo, non lo so. Ma mentre stavamo per lanciare questa cosa, arriva proprio il suo blocco, ed è evidente che noi non potevamo lanciare un, un comitato, una candidatura con il ministro dell'economia che eh, contrario. era contrario. Quindi eh, non è che, attenzione, ripieghiamo su Pescante, la differenza qual è? Che Pescante ce l'abbiamo comunque, perché Pescante era già vicepresidente no. del CIO, era già stramobilitato, quindi invece di avere due persone, un numero uno, una persona eccezionale nel, nel CIO come Pescante, e una persona conosciuta in tutto il mondo come Montezemolo, ce ne, avevo, ce ne uno soltanto. Quindi secondo me sempre da Montezemolo bisogna ripartire, è inutile che ci inventiamo cose. Chi è più conosciuto di Mister Ferrari per lo sport italiano? Chi è più di immagine, più, più legato al discorso imprenditoriale? Quindi è la soluzione principe. poi se ci fossero altri motivi ci sono molte altre personalità che possono essere utilizzate e, e valorizzate, però da questo punto di vista noi dobbiamo sapere che quando si, si concorre alle Olimpiadi si concorre al massimo livello, si, arriva, si va su un piano top e quindi bisogna scegliere le soluzioni migliori. Patrizia Presidina, una donna e continuo a pensare eh. che anche una donna potrebbe essere adatta, poi ragioniamo... Un nome? Io allora dissi Deborah Compagnoni. Tra l'altro, anche Miss Barilla, insomma, se vogliamo, non era neanche estranea al mondo dell'imprenditoria, oltre che a quello. Però cadde nel vuoto la cosa, per cui, sai, c'è sempre come in politica, c'è sempre una sorta di maschilismo imperante, Mi anche nelle forze decisive. Mi aiuta, le manca la politica? Ma in realtà non l'ho abbandonata, mi sto un po' epurando dalla parte brutta della politica, certo. delusioni, amarezze, i ragazzi sono una fonte di energia meravigliosa. Magari torna più agguerrita. Lei le, le manca il posto di sindaco, va bene così. Beh, diciamo che dal punto di vista chiaramente dell'impegno è sempre bellissimo fare il sindo, dal punto di vista dello sforzo fisico e intellettuale c'è cioè molto meno stress di questa, di, questa, di questa cosa perché ho messo più capelli bianchi nei cinque anni eh, di, di sindaco che in tutto il resto della mia vita E poi comunque però... si sarà dedicato allo sport perché lo diciamo, Gianni Alemano è uno sportivo ama l'arrampicata, è tornato in montagna Sì, no, a parte che non, ci, non, non mi sono mai sottratto sono proprio re venerdì sabato e domenica delle cose abbastanza impegnative in Svizzera che ho fatto, per cui è bello anche fare questa cosa, io credo che un'intercambiabilità un fra ruoli di società civile, di impegno diciamo così, in mezzo alla gente e ruoli... Politica deve essere un fatto naturale, cioè nessun, cioè dobbiamo levarci di torno questa idea, a poltrona, a poltrona. La poltrona si prende per fare le cose che devono essere fatte, poi si rimette, c'è l'antico esempio di Cincinnato, no? eh, che è un esempio tipicamente romano. Quindi, da questo punto di vista, smettiamo di dare questi toni, il, uh, si, imbole, si prende, si mole, siamo più sereni tutti, così è molto più semplice fare politica senza eccessiva enfasi. Allora, ricordando, nel al mio caso non mi fai la domanda perché No, non... perché la Pontrona travolte e Gelardi il presidente è stato... provinciale è stato promosso sempre, sì, è stato sì. promosso. Sì, ho calcolato una cosa che come presidente regionale in 5 mesi ho fatto 18.000 km. Perché la domanda su una cosa dirà la, la regione Lazio Toggiore. La posizione è impegnativa dal punto di vista sportivo. Quindi la stessa cosa di Nicola Zingaretti siamo eh. stata la provincia. No, ma oggi avete vaccinato gli <ride> stessi chilometri. Quindi per quello non gliel'ho fatta, la poltrona ce l'ha, per ora se la può ottenere. Allora, ricordando che l'importante però. Partecipare o vincere, ma non lo so. Roma forse parteciperà, lo sapremo nei prossimi giorni, magari vi inviteremo di nuovo per commentare l'eventuale candidatura della capitale. Grazie di essere stati con noi in bocca al lupo per le vostre carriere politiche non. E a voi tutti l'appuntamento alla prossima settimana.